Perché ti trattano tutti così? Cosa cerchi? Mi hanno rubato tutto. Gli ultimi 10 rubli. Anche il Vangelo. Mi dispiace, Lee, non potrò più insegnarti a leggere. Mi dispiace. Chi ha rubato il Vangelo? Figli di cani. Figli di cani? Non ricordo molto, a dire il vero. Mi sono ritrovato al porto del Pireo, avevo 18-19 anni più o meno. Le voci sono omertose, non vogliono che ne parli. Non vogliono che parli di loro. All'inizio mi mettevo d'accordo con loro addirittura. Di parlare la sera, così di giorno non ero distratto. E che poi alla fine è semplicemente un modo per provare a non pensarci. Cosa bevi? Un whisky. Perché la foto di mia figlia? Sì, è bello, mi piace. Anche se sono un tipo un po' da chiuso io. Sì, in manicomio. Dai, solo un attimo. Lasciamoli andare. Facciamoli andare quelli là, che se ne vadano a fare in culo. Andate a fare in culo! Lo vedi? Se ne fottono. Dai, torniamo indietro, lasciamoli andare. Tanto quelli non divideranno mai i soldi con noi, lo sai anche tu. Abbiamo fatto una cazzata. Non dovevamo fare tutto questo casino. Ma stai zitto. Dai, torniamo indietro. Tanto quelli non verranno mai a cercarci. Non gliene frega un cazzo di noi. Hanno i soldi. Ci nascondiamo qualche giorno, poi torniamo in paese. Nessuno ha visto la nostra faccia. Noi non ci finiamo in galera. Non possono sospettare di noi. Siamo del paese. Adesso basta. Un attimo. Diciamo che mi hanno preso in ostaggio. Che io gli ho dato la chiave e loro hanno preso i soldi. E tu sei venuto a cercarmi, eh? Che ne dici? Mi hai rotto il cazzo! Devi stare zitto! Ma lo vuoi capire che ci ammazzeranno?